Amiche e amici di Teleponte, buongiorno e bentrovati. Buongiorno dallo spazio, la cucina di Teleponte. È un giovedì e anche oggi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo invitato il nostro amico Michele. Ciao Ciao, Michele, ciao, come va? bentornato. Grazie a voi. La regia mi ha fornito di questa bellissima giacca perché mi hanno detto che vuoi, il parrucchino o la giacca? Ho opzionato per la giacca, che dici? Ho fatto la cosa migliore? Perfetto. Anche vuoi prendere un posto mio? Ma Oh, allora, no. cucini tu da No, oggi. no, io posso fare da sister. Ah, Tu mi va dici qual è il bene. momento dello stacco, come nel film di Alberto Sordi, però Va bene. non sono all'altezza, Quindi Michele, non tocca a sono me oggi all'altezza. cucinare. Esatto, oggi Va tocca a bene, te. tocca a me cucinare. Che ci racconti? Che ci hai portato? Che ci fai Senti, fare? che ti racconto? Sai che sono molto legato con la nostra pasta fresca, È quindi vero. vorrei fare un primo sempre con la pasta fresca, un altro bel gioco, quindi possiamo appunto utilizzare, capire cosa c'è nella pasta fresca, quindi al posto di comprarla la facciamo un altro noi a casa, le Bene, lo ausilio sai che mi oppure... piacciono queste Sì, perché cose? possiamo scegliere le nostre farine, sapere la provenienza delle farine, quindi farine molto chilometro zero, naturali, qui sappiamo cosa andiamo a mangiare. E poi come condimento ho pensato, visto che inizia il primo inverno, Sì? una pasta e patate, che è una pasta Ottimo, che poi sì, molto calda. calda, molto buona, però Ricca d'energia. sì, la diamo un tocco di particolare, vorrei mettere Tipo? sì, un sentore di affumicatura. Bene, Perché no? Quindi con una scamorza affumicata e delle mandorle tostate. bene, Poi bene. un altro piatto, sempre autunnale, appunto del baccalà. Quindi allora partiamo, facciamo un Sì, secondo. facciamo un Ok, primo e come un secondo. Il sempre, tu secondo uccidi. Bene. è dal baccalà. Ricordiamo che non sono fissato, non è una fissa, però No, no, voglio un no, no. attimo valorizzare questo baccalà, perché tutti quanti lo considerano, è come il pollo, tutti quanti lo È considerano semplice, bravo, come... bravo, bravo Michele, è semplice da reperire e abbiamo la certezza che sia un alimento sano, quindi non è da allevamento di batterie, non è un qualcosa che viene dall'altra parte del mondo, quindi che viaggia in navi container oppure attraversa gli oceani, congelato per arrivare poi, a destinazione. Quindi lui ci porta degli alimenti che sa che abbiamo l'opportunità di trovarlo con facilità e naturalmente che sia molto sano per noi Sì, visto per che i bimbi. stiamo adesso tra un po' inizia le feste di Natale, quindi il baccalà lo ritroviamo spesso nei menù natalizi, quindi voglio proporre anche questo pesce Certo. in questa Poi puntata. lascia stare Michele che siamo pieni di baccalà in giro, perché Ah. insomma ce ne stanno tanti, però questo è quello che a noi serve per Sì, un divertirci in consiglio cucina. molto semplice, o ci affidiamo al nostro pescivendolo che ce lo dissa da lui, oppure se abbiamo tempo e voglia e capacità più che altro nel dissalarlo, e si dissala semplicemente mettendolo in una bowl con dell'acqua, cambiare o sempre acqua corrente, oppure cambiare spesso l'acqua, quindi in questo caso, Ok, perché per l'acqua sì, togliere. perché dopo il sale e quindi si idrata. Differenza tra baccalà e stoccafisso. Baccalà è un modo di conservarlo con Ok. sottosale, invece lo stoccafisso veniva un attimo leggermente salato e poi veniva seccato nelle caverne, quindi a parte del sud del Norvegia, perché fa molto freddo, quindi erano seccati e poi quindi quando avevano voglia di proteine, di energia, loro comunque su questo baccalà, questo stoccafisso, scusatemi, questo me che alla fine ha origine è il merluzzo Ok, realmente, sì, è la che si base. dà appunto anche ai bambini quando sono piccolini, è senza spine, solo la parte centrale, quindi basta un attimo pigiare e trovare dove sono le spine, con una semplice pinzetta Come ci hai toglierla, fatto vedere sì, è volta molto scorsa, semplice. sì. E niente, viene appunto lo stoccafisso viene di nuovo disinsalato, idratato e pronto per ottimi piatti. Esatto, Michele, un po' quello che poi il concetto che stiamo portando avanti noi. Ormai, amiche, amici, lo sapete, quello che è l'utilizzo dell'alimento sano, ma è quello che abbiamo alla portata di tutti i giorni. Questo, insomma, sta al nostro contadino come il tuo pomodoro al pendolo, Sì, fondamentalmente, certo. no? Sì, Il sì, sì. merluzzo sta, pardon, scusami, lo stoccafisso sta al concetto di essiccazione e quindi Di di conserva, sì, certo, lo conservazione. troviamo tutto l'anno più che altro. Esatto. È un po' più indicato nel periodo invernale, autunnale, perché appunto Esatto. essendo un po' più grasso si può fare benissimo fritto. Infatti mamma fa delle ottime frittelle di baccalà. Però oggi voglio renderlo molto più delicato,
possiamo fare vi farò appunto un contorno di peperoni. Qui avremo questo contrasto di dolce, però questo dolce verrà spezzato da un ingrediente che posso dire? È un cacao Vai, amaro. Quindi abbineremo questo cacao amaro che spezzerà il dolce del peperone, che lo faremo stufare. A volte si associa il peperone a un alimento indigesto, ma io penso è vero. che non è così, perché Sono d'accordo la con te. parte indigesta del peperone è appunto La la troviamo? pelle e la nei semi. Quindi noi faremo una piccola tecnica per togliere appunto i semi, la pelle, velocemente, senza impazzire, È per grigliare, questo che mettere ci una piace, busta. Michele, perché Sì, poi alla sono fine tu ci dai tutte ricette. queste dritte. Sono ricette molto semplici, Vai. facili, con dei piccoli accorgimenti, abbiamo appunto dei piatti buoni e gustosi da poter proporre alla nostra tavola. Ingredienti, questi sono, basta, è finito. Possiamo fare un pranzo completo, abbiamo un primo e un secondo. Velocemente si può fare appunto questo gioco, che a volte uno non ha mai idea cosa fare a pranzo, cosa non fare, tutto qua. Alla fine Bravo, è basta un vero. peperone, del baccalà. Una patata, ci mettiamo un attimo a fare la pasta fresca, quindi sapendo anche l'origine delle nostre farine. Alla fine, Michele, quattro ingredienti. Sì, quattro 5 ingredienti. Sì, mandorle, ma poi c'è la sette. scamorza affumicata per dare Però, insomma. un senso in più al nostro piatto, perché troppo la mia cucina non è mai banale. Però Ogni pan cosa. grattato, insomma, Sì, patate, peperoni, insomma, se questo. scende. Non è, no, non dobbiamo fare nessuna scalata per trovare queste cose. Al limite poi col baccalà nel momento in cui ci organizziamo, col pescivendolo, come ci dici Eh sì, sempre loro ce tu. l'hanno sempre adesso in questo periodo, perché a Esatto. volte il mare comunque è Insomma è come comunque non avere gli agitato. aranci in frutteria praticamente, Sì, visto di questo periodo. sì, perché alla fine è un pesce che ce l'hanno sempre, perché avendo a volte il maltempo e tutto quanto, e non tutte le barche a volte escono, e quindi il pescato non ce n'è tanto sui banchi. Rimedio, stoccafisso. Evitare appunto i prodotti surgelati, e quindi in questo caso sul stoccafisso Che in alcuni baccalà, che. casi i prodotti surgelati costano quasi come un prodotto Sì, fresco. infatti io utilizzo sempre il pesce azzurro quando lo trovo sui banchi, perché alla fine è un pesce molto povero, ricco di omega 3, di sostanze nutritive giuste, e saperlo cucinare in un certo modo. Adesso vi farò vedere la cottura del baccalà come è facile, ecco, cucinando insieme i peperoni, proprio a mo' di castello, quindi avremo il vapore del peperoni, che appunto riscalda il nostro pesce, è molto, molto delicato, e quindi si unisce, c'è questo binomio tra peperone e baccalà in Sì. una casseruola, che ci permette appunto di avere una cottura omogenea. Quello Quindi che giusto, professi sempre tu, quindi, e sì, vai a certo, è recuperare giusto tutto. cercare delle, come facciamo ricerca delle materie prime, qui in questo caso come ricerco io la semola del chilometro zero, quella giusta, quindi non è modificata, è macinata con le pietre, il Certo. prodotto chilometro zero, tutto quanto. È giusto che Giustissimo. dobbiamo un attimo piccola attenzione nella ricerca del pochi utensili, ma che sono appunto essenziali per poterci appunto avere un risultato sano, cioè stiamo attenti a comprare l'olio di chilometro zero e qua, e poi c'è una perda con una pentola oppure un Che coltello che ci brucia o che rovina o sì, che che ci rovina, contamina. sì, cioè che ci contamina tutto quanto. Quindi il materiale più giusto secondo me è la ghisa in questo momento, perché è una cottura omogenea. In per di più con il Bene. coperchio abbiamo una cottura omogenea, poi vedete un ottimo risultato, i colori come rimangono vivi, anche i sapori. Niente, possiamo Bene. iniziamo? Non lo so, Ok, allora, via. via. Allora, iniziamo dalla pasta e patate. Dice proprio la stessa, è una pasta che faremo fresca, la patata, che rosoleremo un po' con un po' d'olio, un po' di acqua, e porteremo a Accendo i cottura, fornelli? Vado giusto? Sì, vai. Ok, con questa è l'acqua? l'acqua che ci siamo. Prendo la nostra pentola per fare la pasta e patate. La mettiamo sulla fonte di calore, Vado ok, qui? a 1, 1, 2. A 2. Madonna. Con questa giacca addosso mi sento molto più sicuro qui ai fornelli, chef. Vado più spedito, eh? Sì, ma che la forza della giacca ti dà questa forza. Forse mi riconosce che sono competente. Ma non sa che sta già dentro la giacca. Ok. Poi vediamo se riesci a fare i cavatelli. Se a fare mio nipote non credo che ne sia fuori tu, sarà facilissimo farli. Mi concentro e Ok, le vado. nostre patate le peliamo. Queste qui, Michele, che sono? Patate del Kentucky, Senti, questa è patate. la patata di Margherita di Savoia, noi di Zapponeta, scusa, di Zapponeta.
che è vicino a Marchesa di Savoia. Noi abbiamo dei prodotti. È un grande Michele, avete sentito? Sì, è riuscito a portarsi anche la patata del suo territorio. Michele, Michele è Saponeta, cintura nera di cucina poi, di effettivamente. Napoli è famosa per i carciofi, l'olio più o meno un po' tutta la vostra Puglia, le mandorle A proposito che mi parli di Santa Margherita, è vero come... No, Margherita Margherita di Savoia è Savoglia, pardon. per le saline di No, Sala, l'ho è visto, l'ho vicino. visitate, però sai, siamo stati a mangiare a Barletta e mi dicevano che lì sono rinomati anche per la cozza pelosa, ma una cozza piccolina, pelosissima. Sì. Ernie, ero con Ernie, che ha fatto che l'altro chef che viene anche qui, Sì, in è un questa po' più rubrica, il tuo amarognolo, amico, sì, è un sì. po' più amarognola come Ma era cozza. bellissima e ci ha detto che appunto sono di Si quella mangia località. cruda, essenzialmente, Sì. è un po' più amarognola, sinceramente, è diversa dalla cozza che è un po' più dolce, non si riesce un attimo ad allevarla, quindi A coltivarla, sì, quindi? come le cozze. Quindi è più Sì, è un po' difficile. più, cioè, un po' più tipica, più sicuro, diciamo, che cresce, cioè, nei nostri marchi, questo. Ecco perché allora ce ne apportate proprio talmente così poche contate, perché quindi è un Perché comunque prodotto. i sub si immergono, cioè gente si immerge proprio per staccare le rocce, come le nostre piccoline con le nostre Oppure i ricci, ostriche. perché poi ho visto anche i Ricci pure, sì. ricci, c'è un Anche, grande. sì, noi mangiamo tantissimi ricci. Buoni, Niente. buoni, c'è mia figlia che li adora. Per Sì, ma ci sono vari periodi per raccogliere, appunto, per pescare appunto i pescare ricci, cioè ricci. pescare, più che altro vanno, si immergono nelle rocce Sì, e esatto, staccano. se Infatti c'è raccolgono. uno a Trani che è del mio paese, che è un mago per dei ricci, sa tutti i punti, anche tutta l'Italia, dove ha una squadra sua, una squadra, porta, vai ragazzi, tu immergi qua, ti butti là, raccolgono e vendono tantissimi ricci. Infatti lo chiamo Pierino, re dei ricci. Quindi tu li prendi là per il ristorante, Sì, immagino, quando perché è il poi loro periodo giusto, c'hanno. sì, Esatto. lo sanno riconoscere, perché c'è il maschio e la femmina, perché la femmina ha più di uova, e quello è il vero È il vero riccio. Invece sapore. il maschio non ha pochissimo dentro, e quindi non abbiamo, non lo so. Bene. Va Allora, bene. con il riccio ci stoppiamo un attimino. Non ci chiudiamo, ma aspettiamo tra qualche secondo, lanciamo la pubblicità. A dopo. Ecco tornati, non parliamo più di ricci perché come vedi mi posso anche arrabbiare, ok? Mi passa uno stato d'animo strano, mi viene. Allora, riprendiamo Sì, dalla la nostra pasta e pasta patate, niente, e abbiamo pelato le nostre patate, le tagliamo appunto a cubetti. patate. Ok. Possiamo fare appunto dei tocchetti, dei cubetti. Preferisco fare dei cubetti perché la nostra pasta sarà un cavatello, sarà. Il cavatello che è la pasta che è la pasta fatta in casa, Sì, fatta in giustamente. casa, che andremo a fare. È una pasta velocissima a farla. Bravo E più il Michele. tempo a parlare, dice, vorrei fare oggi dei cavatelli, che non a farli, sinceramente. Su il tempo di impastare la pasta. Che poi mi dicevi basta farla riposare, che allora abbiamo detto che è Sì, farina. semola immacinata. Il semino, perdono, la Semola semola. immacinata con un po' di acqua calda, perché appunto per avere una corda, quindi si sciolgono appunto il nostro glutine, cioè l'amido, scusa, della semola. Quindi abbiamo un impasto mo morbido ma elastico. Non deve essere, si impasta con un po' d'acqua, un po' d'olio, Ok. e l'acqua Bene. si aggiunge man mano che si, des, si cioè fin quando la densità è giusta, quindi non deve essere né troppo Ottimo. morbida e né troppo dura, secca, se E i no. tempi per far tutto questo poi? È velocissimo, in 2 minuti si impasta la pasta, si fa riposare. Nel frattempo si fa pasta e patate, come sto facendo adesso in questo caso, perché ho Ok. messo a riscaldare una casseruola, ci mettiamo un filo d'olio, se volete potete mettere anche una cipolla. Se volete, oppure senza cipolla, E via si così. potrebbe un attimo sporcare il suo piatto con un po' di lardo di montagna o delle cotenne, però diciamo sono dei grassi appunto insaturi, vorrei un attimo evitare questa cosa qua, però ogni tanto Ci può ci può stare. stare, però adesso rimaniamo nella nostra cucina molto più sana, tradizionale. Perché è giusto che venga appunto la nostra questa cioè, proposta di prendere i Ah no, questo qui tocchetti. ce ne sono delle cose, pardon. Te la stavo spostando, ma c'hai. Ah, Non c'è niente. non c'è nulla, ok. Ok, andiamo avanti. Ok, facciamo solare le nostre patate, dove metteremo appunto
facciamo cucinare con un po' d'olio, facciamolo solare. Ok, allora riportiamolo qui così almeno stiamo sicuri che sappiamo che. È Ok, andata. perfetto. Io intanto te lo giro. Questa Sì. operazione qui è proprio per farla, per farle un pochino, fargli Sì, la devo sì, crosticina. rosolare leggermente e poi andiamo a stufare. Stufare vuol dire cucinare degli alimenti appunto con pochissima acqua, poi bollire e immergere un alimento in acqua bollente salata. Quindi Quindi stufa andiamo a a stufare, quindi una stufare. cottura molto lenta, blanda, dove possiamo fare. Anche a volte si può anche fare con la pasta secca, con tutta la pasta che avanza, sai, un po' di là, un po' di là, I ritagli, sì, ok, tutte ritagli, quelle che cose, è la pasta mista, viene sì. chiamata. Ok. Quindi si fa questa preparazione qua di queste paste patate e si cucina all'interno la stessa pentola. Qui abbiamo una cottura, cioè una pentola, un unico Unica? piatto, Ok, basta, non è senza piatto. Ok. fare un attimo tante Vai, quindi pentole, tante pratico, cotture. veloce e Sì, immediato. immediato. Vai, perfetto. Abbiamo risolto leggermente la nostra patata con un filo d'olio. Ok. Mi sposto un attimo. Ci mettiamo un po' d'acqua per stufare. Ah, questo è il concetto di stufare, Sì, ci ok. possiamo mettere, ripeto, possiamo fare un fondo di patate e cipolla, se vi piace la cipolla, quindi una cottura un po' più lunga della cipolla, poi mettere le patate, un po' d'acqua. E portare a ebollizione e cucinare lentamente fin quando la patata è cotta. Quindi ce ne accorgiamo con una forchetta, con un utensile, schiacciarla. Se si sfalda leggermente, è fatta, basta. E all'interno L'hai coperta possiamo. proprio, Sì, si copre con un po' d'acqua. vero? Ok. Adesso mettiamo il coperchio perché è importante che rimanga tutto il per evitare che si attacca o si brucia o si asciuga troppo il nostro sughetto. Il coperchio, portiamo a ebollizione. Facciamo, poi l'abbassiamo e continuiamo la cottura molto blanda. Nel frattempo ricordiamoci, dobbiamo fare i nostri cavatelli. Quindi i cavatelli abbiamo Questa è la impastato. parte più divertente, allora. Eh beh, certo, adesso il grosso abbiamo fatto e facciamo i cavatelli. Niente, viene impastata Quindi, la scusa Michele, semola. abbiamo detto farina di semola, acqua Sì, semola. calda. Semola immacinata, acqua calda, un po' d'olio, un pizzico di sale e basta. Impastare con 4 4 ingredienti, elementi, sì. 4 elementi. Impastiamo, decidiamo man mano manteniamoci sempre un po' d'acqua in meno perché qui lavorandola in questo modo qua, gli diamo corda e se vediamo che è troppo morbida inseriamo ancora altra semola rimacinata oppure se è troppo dura possiamo aggiungere sempre un po' d'acqua. Quindi diamo L'importante corda, tu intendi dire sì, la la dobbiamo. rimisceliamo proprio per riattivare quelle che sono appunto l'impasto, così almeno Sì, è è più più facile, facile sì, perché è più da facile. gestire. È importante che viene un attimo fatta riposare, poi perché si snerva e quindi possiamo dargli una forma. Quindi adesso l'ho lavorata, è un impasto liscio, morbido, cioè giusto, la sua consistenza. Mettiamo qua a riposare con un Bene. carapaccio, è fatto. Questo abbiamo già riposato, possiamo fare. Sempre dei cordoncini, Quindi in che è un cordoncino, gioco che ok. tutti i bimbi sanno fare, i Che cordoncini. questa già ce l'hai fatto di una tipologia del genere quando hai Sì, fatto erano le orecchiette, insomma. delle orecchiette oppure dei cicatelli, più o meno allo stesso modo. Bravo Michele, tutti i bambini sanno fare queste cose. Che è un po' come giocare col pongo qui, eh? Sì, infatti anche fare i biscotti con la frolla, fare i tondini, fai così e fatti fare il Sì, cavallo. sì, Alla sì, fine sì. un giochetto che posso dare ai nostri bimbi delle merendine O il confezionate. telefonino, perché in questo caso stiamo anche sostituendo l'opportunità di farlo giocare col telefonino, Certo, gli stimoli appunto la manualità che adesso sta perdendo. sì. Ecco perché vogliono il telefonino, perché in quei giochi elettronici loro hanno bisogno di tirar fuori questa manualità che hanno, ecco perché si divertono. E questa è l'alternativa valida. Ok. Fatto velocemente, cardoncini, Via. tagliamo qua dei piccoli pezzi. Ok, Ok. prendiamo uno alla volta e diamo col pollice o con l'indice, si incava Sì, così, e si tira. giro. Ok.
Vuoi giocare anche tu? No, no, Michele, perché non sono capace, rischio di fare. Come Già giocare so qua? brutto di mio, rischio di fare pure una No, figuraccia, perché tu vuoi capito? sporcare la giacchetta, perché è nero, è vero. È vero, Guarda come è è vero. Lo sai che facile, guarda. sono un po' vanitoso in questo, no? Però è vero, è facile, lui dice è facile, è praticissimo, quindi è Dai, è facile, facile, è vuoi provare, è facile. molto facile. Guarda, io ti faccio i pezzetti. No, no, Devi Michele, solo no, no, incavare perché poi dopo con me. vado in imbarazzo, poi dopo non riesco più a parlare, Dai, dai, se riesci tu divento riescono tutto pure i bimbi a rosso. farlo, dai. No, 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 dai, dai, dai. Sei Che? gentilissimo, ma non ci riesco. Ho provato, prima di dirlo, ho provato, quindi sono una frana, quindi è meglio che non faccio brutte figure. Grande Michele, pure poi con disinvoltura destra e sinistra, quindi, eh? Sì. Aspetta che te le Ok, non è, fa, non è cortaiere. okay. Non serviamo tanti perché la nostra pasta e patate è già il 50% del peso della porzione del piatto è dato dalle Le patate patate, e quindi c'è un esatto. percento di carboidrati e ci siamo. Facciamo. Patate, esatto, tantissimo, tantissimi carboidrati e quindi naturalmente vanno poi a dare valore molto sostanzioso a quello che è il piatto, visto che parliamo sempre poi di una farina, di un impasto che la caratteristica sono sempre i carboidrati. Ok, fatto. E le voilà. Davvero, ti ho cronometrato, ci hai messo 2 minuti a farli, nemmeno. Due minuti Tu scarsi. ci metteresti 3 minuti, semplicemente. Dici, eh? Sì. Ma tu perché mi vuoi bene, quindi No. sei ottimista tu. Però sì, effettivamente è un scivolo di impasto, quindi fatti i primi, poi diventa semplice. Ricordiamoci che abbiamo il nostro secondo, quindi il baccalà. Con Ok. i contorni peperoni che tutti quanti sono indigesti, però invece per me, cioè, non è Dai, facci vedere inconoscibile. questa tecnica che È io molto semplice. effettivamente li adoro e so che naturalmente anche. Sì, il peperone è come il caffè, o ti piace o come la liquirizia, piace o non Oh, non piace, piace, non c'è bravissimo, una non via c'è di una via di mezzo. mezzo, bravissimo. Niente, andiamo a tagliare la nostra estremità. Ok. Qui abbiamo delle venature, quindi seguiamo con il nostro coltello sulle venature, quindi ricavando delle falde. E quindi fai 3 spicchi in questo Sì, 3, caso. 4, dipende dalla venatura del Da quante peperone, venature sì, ci sono, certo. certo. Trucchetto, quando scegliete i vostri peperoni cercate di sceglierli più lisci possibili, lasciando quelli tutti brutti, quelli tutti storti agli altri, così è più facile pulirli, cioè togliere la pelle, Lavorarlo, lavorarli, quindi. certo. Ok. Invece io Ok. ricordo nonna che li faceva, perché poi il peperone io l'ho apprezzato tramite nonna, che bruciacchiandoli sulla fiamma andava a togliergli la Ma pelle. quanto tempo perdeva la nonna? Eh sì, fatto, però e lasciava dentro casa quel profumo di peperone e allora è Agostino. diventata, mi è venuta, ecco come ho conosciuto il peperone io. Guarda qua, la nonna ci metteva una giornata intera a fare peperoni. Fammi un po' vedere. Semplice, un po' di patate. Ah. Mettiamo il dito qui, Sotto, che abbiamo, sì, abbiamo ok. una base, e seghiamo leggermente, togliamo la nostra pelle. Ok. Ok. Vedete com'è facile? Rigiriamo, qui abbiamo di nuovo la stabilità del Quindi è nient'altro che come pelare una cavare un carota, sì, pomodoro, una carota, guarda, esatto. ha fatto, pulito, non c'è niente, non c'è né pelle né niente. Vabbè, ma prima nonna c'ha mica tutta questa tecnologia avanzata, Ecco perché appunto sono dei piccoli accorgimenti che eh? E noi poi è anche vero, professori bravissimo. cerchiamo di consigliare, di dare appunto alla nostra, ai nostri utenti, cioè ai nostri Sì, clienti. lo sai, ai tuoi clienti, Sì, giustamente, e poi facendo anche delle analisi, delle conoscenze, perché effettivamente, per un semplice ma 20 anni fa, 30 anni fa, ma anche fino a poco tempo fa, che cosa se ne sapeva di quelle che erano appunto gli alimenti, le intolleranze o sì, determinate caratteristiche negative di alcuni alimenti? Ecco, uguale il pomodoro, no? Perché per alcuni aspetti è essenziale, ma i semi anche lì e la buccia no, hanno delle no, sostanze, diciamo, che non fanno molto bene a alla noi salute uomini non dell'organismo. fanno molto bene in situazioni imbarazzanti, mentre per quanto riguarda in generale i semi non danno una buona digestione. Quindi, insomma, bisogna fare attenzione. Bene, Michele, questa mi piace come idea, è simpatica, è veloce, non crea problemi. Ci fermiamo un attimo, pubblicità e a tra poco. Bentornati, ben trovati. Il grande Michele
finito di fare Sì, stavo finendo l'ultimo peperone. L'ultimo peperone. Sì, toglie la pelle in modo veloce col patate e andiamo subito in cottura. Quindi mettiamo una casseruola Intanto in... abbasso. Sì, grazie. Mettiamo anche la casseruola in cottura, qua, in caldo, perfetto. Spostiamo questa, così vediamo i passaggi. Ok, te la vado ad accendere. Ok, grazie, DJ. Quanto? Musica, vai, 2, perfetto, 3? Va 3, bene 3, 3? 3, 3, 3, va bene. Ci mettiamo un filo d'olio, sempre pochissimo olio. L'essenziale, tu ne metti sempre l'essenziale, vedo. Sì, preferisco mettere 3 gocce, ma buone, non tanto olio, non Scusa buono. Michele, ricapitolando, Michele per farci digerire il peperone e non avere questa Sensazione sensazione di... esatto sì, di non di... aver digerito, sì. ha tolto la pelle Eh sì. e i semi, quindi la Con pelle l'ha semplice tolta per la col patata. pelapatate. Ok, una Perfetto. tecnica Vado a fare nuova. una julienne. Sarebbero dei tagli. Lo facciamo per lungo, così rimane la struttura. A mo' Ok. di tagliatelle. Ricordiamo che il peperone è ricco di acqua e sostanze nutritive, antiossidanti, vitamine. Ok. E soprattutto quello che è colorato di rosso, no? Tutto quello che Rosso, troviamo in certo. natura che è sul rosso e sull'arancione hanno dei forti componenti di antiossidanti. Andiamo, mettiamo a rosolare i nostri peperoni in questa casseruola con un filo d'olio. E Ok. via. Controlliamo le nostre patate. Ci siamo quasi. Tempo pochissimi minuti perché trattati in modo omogeneo. Abbiamo appunto una cottura breve. Facciamo andare i nostri peperoni, rosoliamo i nostri peperoni, alziamo leggermente, quindi portiamo un attimo la pentola un po' in pressione, poi dopo quando inizia a rosolare l'abbassiamo il fuoco e facciamo la cottura molto blanda con un pochissimo d'acqua e il nostro coperchio ci permetterà di mantenere appunto sì, i nostri sapori, i nostri colori. Avremo anche la cottura a castello, quindi abbiamo il peperone che si cucina e col vapore del peperone dà appunto profumo al nostro baccalà che non ha bisogno di Di una una fonte di calore forte molto forte, quindi è una e di cottura cotture molto molto lunghe, no? prolungata, sì, sarà Ok. molto veloce a farlo, quindi unica pentola, unica cottura, abbiamo contorno e secondo insieme, come il discorso anche della pasta e patate che andrò a fare con la scamorza e mandorla. Bene, chef, queste sono anche delle buone indicazioni perché così andiamo a utilizzare meno lavaggi Sì, e meno meno detersivi, sapone. quindi anche questo È è una una cosa fonte anche di importante. risparmio. Esatto. Ok, ci mettiamo un pizzico di sale, i nostri Hai peperoni. detto bene, chef, è una fonte di risparmio, però non teniamo anche conto che quello che facciamo ogni giorno contribuisce anche a inquinare. Quindi cerchiamo di aggiustare anche il tiro su quello che compriamo, come lo utilizziamo, come lo sprechiamo. Quindi non so se avete sentito, ma questo 2015 è stato l'anno più caldo che si è verificato da sempre. Quindi vuol dire che stiamo andando in una situazione che l'acqua, l'utilizzo dei termosifoni nel modo sbagliato, l'utilizzo appunto della Energia. fiamma a casa, quindi l'acqua che viene consumata, perché poi se fa sempre più caldo abbiamo sempre meno acqua. Quindi facciamo attenzione a come gestiamo casa e naturalmente la materia prima. E come diceva lo chef, utilizziamo strumenti idonei a quello che è il nostro gioco che facciamo a casa, oppure ne compriamo pochi, ma andateli a comprare dai professionisti che ci danno prodotti che sappiamo che sono qualitativi e che non andiamo a farci del male quando poi la nostra ricerca dell'alimento è giusta e sana. Prego. Ok, cambiamo, vado sul mio posto. Ma tu che fai, balli, Michele? No, Sei un ballerino? mangio. Ah, perché ti ho visto, sei Sì, molto vabbè, scattante. la bravura, cioè la bravura, parlo di quando si parla di uno chef, a volte grande chef, per me la grandezza di un grande chef è dare la massima attenzione,
nel preparare gli alimenti e fare 100 cose in un secondo. Tutti quanti sono bravi a fare un piatto, come oggi faccio un piatto, sono bravo. Esatto. Però facendo 50 piatti in un stesso momento. Poi quando hai 30 persone che ti ordinano una cosa differente dall'altra, esatto. E là si vede che uno è bravo. Là bisogna scattare, quindi è una buona organizzazione, riesci un attimo a gestire un po' tutto. Ma hai fatto venire in mente una cosa, sai perché? Io non so se te l'ho raccontato, ho un fratello chef. E naturalmente ogni volta che si trattava del periodo estivo, venivo arruolato automaticamente, andavo a fare il cameriere destra al mare, nella stagione estiva in Sardegna, mi hanno mandato, mi sono sempre divertito. Però i grandi attriti sapete qual erano? Quando nella sala c'erano 60-70 persone e tu venivi con la comanda che da un tavolo da 6-10 persone ognuno ordinava una cosa differente, e quindi lo chef dall'altra parte: ma come si fa? Ma come prendi la comanda? Perché esatto, il momento non è facile. A volte io prendo anch'io le comande, non ti nascondo, e non è facile indirizzare. Però ho scoperto che se esce lo chef c'è un altro tipo di comunicazione. È sacra come parola. Se lo chef fa così, va bene così. È vero. E quindi mi salvo a volte. Però a volte purtroppo, avendo un istante così piccolo che appunto riesco a gestirlo, riesco a fare la carta è proprio perché ognuno sceglie ciò che uno vuole, ed è giusto che sia così, perché se fai menù fissi, se sei qua, non è più divertente, non è più, esatto, perché ognuno ha i gusti e tutto quanto. Anzi, vi invito a Trani, quando siete giù, ad andarlo a trovare, perché da lui è una bomboniera, venite accolti con molta cordialità, e soprattutto c'è Michele. Il sapore è garantito. Michele, come si chiama il ristorante? Sì, si chiama Diavoletto e Picureo. Diavoletto e Picureo. E Picureo. Sì, Diavoletto perché volevo dare un nome al mio ristorante, evitare di chiamare zio Peppo, zio Francesco, la casa di la nonna. Da picchio, qua. Da pappo. Esatto. Cose più stupide. Diavoletto chi è? È una persona che inganna, è furba, però è un po' più simpatica. Diavoletto non è un diavolo, che comunque è una parola un po' brutta. Diavoletto è così simpatica, inganna. Teoricamente io inganno la gente per la gola. Epicureo, dal filosofo Epicurio, che sì, sosteneva che non tutti i dei potevano aggiungere il piacere alla vita, ma anche alla gente comune, con dei modi di stare a tavola, stare con gli amici, mangiare, bere. Certo, che convivialità, giustamente. Certo, perché mangiare adesso, l'esigenza di adesso non c'è più l'esigenza di mangiare. Adesso attenti a ciò che si mette nel nostro organismo, proprio perché abbiamo tutto, come fa tutto, ma la maggior parte delle cose sono contaminate, o è bene provenienza, non sappiamo, quindi ecco perché fare pasta fresca con una farina macinata a pietra, quindi da un mulino vicino da noi. Che poi esatto, verdure, chef, tu perché vieni da una zona che è possibile muoversi, quindi c'è anche la cultura dei mulini, ma queste farine, è possibile trovarle, ordinarle? Sì, si trova. Adesso col mondo online si compra. Quindi ecco, anche con online, i vostri nipoti, se non siete pratiche o non siete pratici, quindi adesso attivatevi. Adesso con internet si può comprare e fare di tutto realmente, anche vedere ricette. Prima non si sapeva niente, quindi adesso se tu vuoi fare un biscotto, madonna, non so come fare, fai per forza il corso di cucina. No, vai su internet, trovi dei giusti siti, di la ricetta. Alla fine la cucina è pratica, è amore, è questo, come un ragù, perché è buono il ragù della nonna? Perché è fatta la nonna, perché sa che viene il nipotino, la figlia, tutti quanti. Quindi anche lo spirito che ci si mette. Sì, se uno non sa cucinare, a volte ho visto signore che hanno mega robot, cose tecnologiche, e poi non hanno voglia di cucinare. Ma questo non fa niente, questo attrezzo. E come non fa niente? È come il discorso di una pentola. Ma questa pentola mi hanno spiegato che è miracolosa, che non fa attaccare. Però alla fine, se tu non sai cucinare, cioè non è voglia, non è buona, perché sta la pentola qua? Invece non è così, è amore, bisogna metterci. Molti clienti che vengono, che sono appassionati della cucina, per loro cucinare è un antistress, realmente. Io a volte mi stresso, a volte non mi stresso. Mi stresso quando sono i clienti, quando cucino, perché devo fare delle preparazioni che sono io da solo, con le mie pentole, il mio fuoco e la mia musica. Sto da Dio, veramente. Mi iso dal mondo. È come fare una corsa, una passeggiata per me. Cucinare. Eh sì, lì è come il pittore davanti alla sua tela, no? Qui, sì. E quindi tu sei con i tuoi strumenti, le tue attrezzature, sei nella tua sala di incisione, perché poi la cucina è anche quello per voi, no? Ok, controlliamo un attimo, le patate sono quasi cotte, quindi possiamo un attimo spegnere e tenere in caldo col nostro coperchio
che mantiene in caldo. Te lo spengo. Sì, grazie. Già spento. Ok. Abbiamo i nostri peperoni che stanno stufando, abbiamo, ripeto, i peperoni fatti con tolti la pelle, che è la parte più indigesta del peperone, e anche dei semi, fatti una julienne, quindi fate le striscioline, lo soliamo leggermente con un filo d'olio, pochissimo olio, peperoni, sale e un po' d'acqua, facciamo stufare, e adesso fra un po', quando i peperoni sono quasi croccanti, andremo a inserire il nostro secondo, il baccalà dissalato, tolto le spine, così com'è, lo appoggeremo appunto sui nostri peperoni e faremo una cottura a castello. Quindi in questo caso il baccalà non ha un contatto diretto con la fonte di calore, ma solitamente con il vapore del peperoni, che quindi abbiamo il profumo del peperoni che va a cucinare il nostro pesce in modo delicato. E niente, con il nostro coperchio ci permette appunto di raccogliere tutti questi profumi e l'umidità, quindi abbiamo una cottura molto omogenea. Una pentola e un grande secondo. Che poi è bellissimo, sembra quasi un filetto di carne, come della sì. Compattezza, le dimensioni. Sì, presta molte cotture, possiamo farlo appunto dal fritto al carpaccio, quindi da cotture semplici, delicate, complesse. Basta avere una piccola attenzione nel tenere in mente un attimo la cottura, che poi vi spiegherò, sì, semplicemente toccando in questa parte più alta del pesce, se si sfalda leggermente è fatto, basta, perché poi andiamo a stracuocerlo e non va bene secondo me. Questo mia mamma, io mi ricordo che mio padre era un golosissimo di questo pesce, lo faceva, si fa a Roma con patate e sugo, no? Poi anche con le olive, con le olive nere. E quindi sì. Sì, in guazzetto, in umido. Quindi questo diventa, è molto, come okay, dicevamo, è molto trasversale. Poi prepariamoci la nostra scamorza, che andremo appunto a metterla, una scamorza affumicata, sì. Andremo a metterla appunto nel nostro cavatello che abbiamo fatto prima, okay. Un cavatello con patate. Chiamata anche la famosa quindi pasta qui e patate. Andiamo a prendere un po' di collante, anche il profumo della affumicatura che spezza un attimo il banale di pasta e patate. Possiamo dare il colore con del pomodorino all'interno, lasciarlo così, oppure mettendo tipo del lardo, del guanciale, sì, ma andiamo ragione, un attimo qui esatto, va a spezzare quello che è quel sapore lineare della pasta, della patata, e niente, abbiamo appunto questo profumo qua. Possiamo spezzare con del pepe finale, velocemente. Cioè, allora, fermiamoci un attimo, lanciamo la pubblicità e torniamo subito. A dopo. Eccoci in studio. Bene. Siamo rimasti con i peperoni a metà cottura. Controlliamo i nostri peperoni se sono a metà cottura. Come fai? Che sistema adoperi? Niente, una semplice pinza, iniziamo a pigiarli, quindi già si sfaldano. Se si sfaldano, inizia leggermente a sfaldarsi. Okay. Inseriamo il nostro baccalà, evitiamo di salarlo perché possiamo salarlo alla fine, perché il baccalà comunque, sapendo che l'abbiamo dissalato, quindi abbiamo una presenza un po' più di sale, di sapidità, ma cioè nel nostro pesce, rispetto a un pesce normale. Mettiamo il nostro baccalà sui peperoni e chiudiamo. L'ha adagiato praticamente sopra. Sì, sui peperoni, quindi una cottura molto omogenea, poi vedete dopo il risultato. Passiamo con la pasta e patate, abbiamo dell'acqua bollente, salata, le nostre patate sono quasi cotte, inseriamo i nostri cavatelli che abbiamo fatto prima, giocando un attimo con un po' la pasta fresca, fatta di una semola che noi sappiamo, la nostra provenienza è la semola. Abbiamo detto quattro ingredienti, quindi questa semola, un pochino di olio, acqua calda e un po' di sale. Esatto, un pochino di sale. Ok. Facciamo cucinare. Ok. Abbiamo fatto una dadolata di scamorza affumicata. Si poteva anche fare delle fettine di scamorza e mettere poi sopra, a mo' di fonduta, che il colore della patata della pasta si scioglie. Io voglio che ci sia questo gioco di giallo, bianco, dal marroncino, affumicatura. Quindi qui, esatto, nel momento in cui vai con questa affumicatura non andiamo a mettere parmigiano, pecorino. Possiamo anche mettervi un po' di parmigiano, pecorino no, perché si può anche mettere pecorino per chi piace, però dà una sapidità maggiore al nostro piatto.
quindi dipende dai nostri gusti, di cosa usiamo noi a tavola realmente, che formaggio. Pasta fresca, pochissimi secondi, ecco, pochissimi proprio secondi, minuti la cottura. Senti Michele, ma nel tuo ristorante c'è tanta pasta fresca, mi sembra di capire. Sì, c'ho una pasta di piena, una pasta delle paste fresche e poi un risotto, proprio questo. Perché visto che ami la pasta fresca a farla, quindi io me lo ricordo. Quindi... Sì, ma perché è un gioco che facevo da piccolino e quindi preferisco un attimo trasmettere questo mio ricordo a tutti quanti. Alla fine è un invito, con poco tempo abbiamo una pasta fatta da noi. Facendo giocare con i nostri bimbi, i nostri nipoti. Ma sai, mi fai venire in mente, ho conosciuto una dottoressa, una psicologa, che faceva dei corsi di cucina con i ricordi dei profumi. Ossia, faceva degli incontri e poi successivamente a questi incontri sviluppava il corso di cucina con quei profumi che ricordavano determinati periodi della propria vita, appunto di chi partecipava. Quindi, come dici tu, o il sapore di quel tipo di pizza fatto con mamma, o quella tipologia di alimento che cucinava solamente nonna. Quindi andando alla scoperta dei profumi e dei sapori che erano quelli di una volta, per risvegliare il ricordo e quindi per avere questo ritorno, no? Emotivo e nostalgico. Okay. La metti lì, ti posso aiutare? Ok. Quindi in cucina... Okay, la pasta cotta 2 minuti velocemente in acqua salata, okay. Scolata, messa nella pasta e patate. Adesso andiamo a finire un attimo la cottura in questa casseruola che ho fatto prima delle patate con un po' d'olio. Se vogliamo possiamo mettere della cipolla, se vi piace, possiamo speziarlo con varie erbette, o aromatico, oppure delle spezie, come pepe. Peperoncino, visto che stiamo in zona peperoncino, anche se a me non tanto piace. E poi ci inseriremo, adesso andremo a mantecare con la scamorza affumicata e delle mandorle. Quindi adesso lo fai stringere. È un piatto tradizionale. Ah, dimenticavo le mandorle, ecco. Sì, per dare croccantezza al nostro piatto. Le mandorle, quindi con le mandorle hai ragione, perché con quello che è il sapore dell'affumicato, poi la mandorla, boom, è esplosiva col suo sapore, quindi la devo assaggiare dopo l'assaggio. Per forza, visto l'orario e i profumi. Ci sta. Ci sono. Bene, il baccalà è quasi fatto. Vediamo un po'. Guarda. Tocca un attimo, vedi come si spalda leggermente. Ancora troppo per me ci sta. Hai ragione, sì. Sì, vedi, sì. Quando è umido. Riusciamo a farlo vedere. Vediamo un po'. Che si è spaldato. Eccolo qui, vedete? Questa è la tecnica, come dice. Bene, è come fosse bollito, ma alla fine non è bollito, nemmeno è a vapore, quindi è evitare vapore, di sì. Fare queste cose qua. Quindi il profumo dei peperoni sta cucinando il nostro baccalà, quindi non ha contatto diretto con la nostra forma. Con un utensile giusto riusciamo a fare una cottura omogenea, perché il nostro coperchio ci permette di conservare. E quindi non compromettiamo nulla. Nemmeno i colori del pepe. Adesso vedete dopo i peperoni come sono belli colorati, è particolare. Niente, abbiamo fatto la nostra pasta e patate che abbiamo cotto, abbiamo passato in padella, in questa pentola. Adesso andiamo un attimo a impiattare. Fatto molto semplice. Pardon. Nostro piatto, patate cotte in umido, la pasta se è secca possiamo cucinare all'interno insieme, se no con un semplice gioco di acqua e farina e di semola facciamo la pasta fresca, cuciniamo 2 minuti in acqua bollente, salata, scoliamo, mescoliamo tutto quanto, ci mettiamo la nostra scamorza affumicata, teniamoci un po' per alla fine. Per la guarnitura? Sì, andiamo un attimo a fondere. E a insaporire 7 profumi da fondo della affumicatura. Sì, sì, lo sento. Quindi abbiamo un piatto tradizionale, povero, con pasta e patate e con un tocco di affumicatura diamo appunto una cosa un po' più diversa dal solito. Andiamo a impiattare. Ah, quindi proprio esatto, così impiattandola, quindi lo lasci così a cubetti, sì, lo porti che a tavola. Sì, che continua ancora con il calore e continua poi dopo a filare. Ok, almeno sì, abbiamo proprio
la concezione di quello che mangiamo e di quello che prendiamo, insomma, così, esatto, non troppo fuso, rischia di essere solamente non ben distinguibile, insomma, così Ok, almeno lo scegliamo. abbiamo delle mandorle a fette per dare croccantezza al nostro piatto, E via. del formaggio se vogliamo, ok. Se Quindi vogliamo ecco spezzarlo sparmigiano. possiamo mettere anche del pepe per rendere una cosa un po' più forte, un po' più Ok. caratteristico. E, niente, 2 minuti, una patata, un po' di pasta, un grande piatto. Anche qui facciamo il gioco della valutazione per quattro persone poi, eh? Va Ok? bene. Adesso che dobbiamo passare? Quello che è Al al nostro nostro ba famoso Ok, baccalà. al Ok, nostro baccalà. controllo un attimo il nostro baccalà. È È perfetto. perfetto? Sì, è Anzi, scusa arrivato. Michele, che io per farlo vedere l'ho punzecchiato un pochino più del dovuto. A me ho messo la giacchetta proprio per questo. Giusto. Inizio Sono a pensare. testatore, come si dice in gergo. L'uomo testa. E Piatto, voilà. ci siamo, baccalà, andiamo un Baccalà a attimo, me. no, Ah, lui, beh. guarda qua, guarda come è rimasto integro Fammi un po' e vedere. preciso, Ah, ecco, esatto, proprio. questi sono i nostri peperoni, No, senti il che profumo. Io li profumo, adoro i peperoni. ok, andiamo a prendere la nostra pinza. Ok. E quindi tu prepari, adesso gli fai una base, giustamente Sì. come l'hai fatta nella cottura. Hai ragione, sono rimasti Guarda, sono belli morbidi, come colorati come l'hai messi se fossero delle all'interno. tagliatelle, guarda. Esatto. E andiamo un attimo Allora, con questo qui era la con buccia, la buccia, senza vedi come si. buccia era così sotto. Vedete che è un pochino più chiaro come riferimento? Quindi non hanno perso nulla. E Perfetto. bello anche questo. Vedo la consistenza Ma. del baccalà, della sfoglia del baccalà. Guarda, Ah, è sì, non si morbida, è è bella, sfogliato, esatto, sì, è non ha callosa al perso, punto sì. giusto. Se andiamo a stracuoci diventa una È cosa calloso, è vero, quindi callosa al punto giusto. come termine è giusto, perché così ha questo effetto così compatto, E poi così. ti ricordo, ti ho detto che è un piatto tradizionale, peperoni e baccalà. E per togliere il sapore forte, cioè sapore Del dolce. dolce, andiamo a inserire la nostra spolverata di cacao che il nostro commensale andrà a prenderle quando vorrà, Quindi quindi a lo mesciolare, metti proprio sopra, ma la mette lateralmente. lateralmente, possiamo appunto mettere sotto i peperoni se vogliamo già incidere i nostri peperoni, se no così abbiamo un contrasto particolare, però è riservato, se uno dipende come vuole un attimo miscelarlo. Infatti quando faccio tipo mi facevo sotto olio al peperoncino, io Sì. olio al peperoncino mettevo intorno al piatto, giusto un po', e dipende dal gusto della gente, sopra un carpaccio di astice scottato, dopo Bella, pochi bella anche secondi. questa la faremo. E quindi sì, è anche simpatico messo in questo modo perché chi è che ama poi portare a tavola dei piatti colorati, coreografici e molto appunto fuori dal normale, qui ci siamo. Bene, Michele, secondo me tu qui per quattro persone siamo sui 20 euro? Ah, tu sei troppo generoso. Abbassa, abbassa. 10, 10. 10 euro per quattro persone. Bene, Sì. ragazzi. È importante, amici. Questo è quello che noi riconosciamo in Michele. Divertente, simpatico e geniale. È tradizionale. E tradizionale Tenendo sulla soprattutto. tradizione. Soprattutto. Grazie, Grazie a voi. Grazie arrivederci. Michele, è sempre un piacere. a voi. T'aspetto Va presto. bene, A alla presto. prossima. Buona giornata.